Clamoroso alla Dacia Arena. Ragazzi, clamoroso ma vero. Crollo incredibile per il Milan di Stefano Pioli nel terzo anticipo del sabato dedicato alla 27esima giornata del nostro amato campionato, della nostra amata Serie A, questa ottava giornata del girone di ritorno, l'ultima giornata di campionato in quel di marzo, regala una vittoria pazzesca. 181 giorni dopo, davanti al proprio pubblico, davanti ai supporters friulani per l'Udinese di Andrea Sottil, espulso tra le polemiche in una finale di primo tempo davvero incredibile, tra mille emozioni, nel bene e nel male. Ragazzi, non basta il ritorno dal primo minuto, il ritorno al gol del dio, del re indiscusso di Zlatan Ibrahimovic, che batte un altro record storico che apparteneva ad un altro Highlander rosso-nero, a Billy Costa Curta. Era lui il marcatore più anziano del nostro campionato, battuto anche questo incredibile record. Zlatan Ibrahimovic, che tornava dal primo minuto 419 giorni dopo quel 23 gennaio, Milan-Juventus, terminata in perfetta parità 0-0 a San Siro. Zlatan, che prima sbaglia il calcio di rigore, penalty che però verrà fatto ripetere dal signor Doveri per l'entrata in area durante l'esecuzione del calcio di rigore da parte di Beto. La seconda soluzione centrale di potenza è quella più esatta, è quella che fa esplodere i tifosi rossoneri presenti in quella della Dacia Arena per un pareggio quasi insperato arrivato proprio allo scadere del primo tempo, ma su una accelerazione di un clamoroso Destiny Udoje. Palla che finisce sempre sul lato sinistro a Success, che riesce a crossare, a mettere la palla all'interno dell'area piccola, dove arriva la girata vincente da parte ancora una volta di un decisivo assegno contro il diavolo Beto. Aveva segnato lo scorso anno, lo scorso 11 dicembre, nel pareggio 1-1, al quale aveva risposto una rovesciata sempre qui alla Dacia Arena Zlatan Ibrahimovic nel finale del match in pieno recupero. Quest'anno gol decisivo a fine a primo tempo a regalare nuovamente il vantaggio alla formazione friulana. È una partita spettacolare, una partita che si sblocca dopo appena 9 minuti grazie ad una palla recuperata alla soglia del centrocampo da Samardžić, grave errore da parte di Tomori di lettura, l'accelerazione dell'ex Lipsia, palla che però termina con una serie di deviazioni all'interno dell'area piccola, dove arriva il tentativo vincente da parte di Roberto Pereira e il tucumano, il Tucu, che trova il quarto gol in questo campionato, l'ex centrocampista di Watford e Juventus, per un vantaggio meritato per quello che avevamo ammirato nei primi 10 minuti, con una serie di corner comunque in cui il Milan aveva iniziato a soffrire nel corso dei primi minuti. Una Milan che cerca comunque di venire fuori dalla pressione friulana. Il primo tentativo dei rossoneri è affidato alla risposta di Ibrahimovic direttamente dal calcio da fermo. La prima conclusione invece sullo specchio della porta arriva al 23esimo con la soluzione centrale, il rasoterra da fuori area da parte di Saelemaekers. È una Milan contratto, è una Milan che fa davvero molta fatica a manovrare il pallino del gioco. Ci prova da fermo Rafael Leao con una conclusione a giro che però non riesce a sorprendere Silvestri, Silvestri che è strepitoso invece sulla conclusione dell'ex Sporting Lisbona e Lille al 40esimo, un destro a giro che poteva sicuramente impensierire
l'ex estremo difensore dell'Hellas, che dicevamo è strepitoso su Ibrahimovic al 45esimo, non può nulla sull'attaccante svedese nella ripetizione della penalty, il vantaggio friulano nuovamente che porta la firma del Lusitano, ex portimonense Beto, 2-1 all'intervallo, ripresa che si apre con una Milan sempre più spento, una Milan che non riesce comunque a impensierire, a mettere in difficoltà la retroguardia friulana. Secondo tempo che si apre con un tentativo da calcio d'angolo, il colpo di testa centrale di Ciao al 53esimo, Udinese che però riesce a chiudere i conti al 71esimo con il contatto, il duello tra Sacchez e Ciao, vinto ancora una volta da Livoriano. Cross basso per la deviazione, il tentativo di Udogie, cambiano gli interpreti, non cambia il risultato perché sul tiro sporco da parte del promesso sposo di Antonio Conte al Tottenham, Destiny Udogie, l'assist vincente per Kingsley e Zibué dopo il gol vittoria in quel di Malassi contro la Sampdoria lo scorso 22 gennaio. Secondo gol in campionato, è tutto valido. Il VAR conferma il 3-1, il Tris friulano al 71esimo. E Tris che potrebbe diventare addirittura poker per l'Udinese con il tentativo ancora una volta di uno scatenato Tucumano Pereira, una Milan invece assente, non bastano i cambi nel finale con Pioli che inserisce sia Charles de Ketelare, Calabria e Origi per cercare il tutto e per tutto. Quarta sconfitta nelle ultime 5 trasferte in campionato. È davvero un periodo difficile per la formazione rossonera. Arriva anche la seconda sconfitta nelle ultime 3 gare, 3 partite senza vittoria. Adesso la corsa verso l'Europa che conta, la corsa Champions League si infiamma e diventa sempre più complicata per la formazione di Stefano Pioli. Vittoria ritrovata invece per una convincente Udinese che non vinceva dallo scorso 18 settembre, dal successo 3-1 contro l'altra milanese, l'Inter di Simone Inzaghi. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!